È un gran piacere essere qua anche oggi, quindi con l'almanacco e con l'oroscopo. Ciao da Mauro. 25 febbraio, San Gerlando di Agrigento. Due compleanni come sempre, un grande scrittore, Aldo Busi, nato il 25 febbraio del 1948 a Montichiari, in provincia di Brescia. E poi abbiamo un calciatore, un portiere, Gianluigi Donnarumma, nato il 25 febbraio del 1999. Proverbio cinese e poi ci tuffiamo. Nell'oroscopo non c'è altezza che non abbia al di sopra di sé qualcosa di più alto. Ariete, se pensate di divertire gli altri prendendo di mira una persona che non ha la vostra stessa grinta per difendersi, vi accorgerete ben presto che avete sbagliato grossolanamente. Chi sorride alle vostre battute presto vi girerà le spalle facendovi capire la sua ostilità. Tenetene conto. Toro, vi sentirete particolarmente vivaci. La vostra allegria sarà una buona carica energetica anche per chi vi sta accanto. Riuscirete a trasmettere la vostra positività quasi senza accorgervene. Tutto si svolgerà in maniera tranquilla e come voi avevate predisposto. Meglio di così. Gemelli, la situazione economica a voi oggi appare particolarmente pesante. Può essere vero, ma sicuramente dietro a questa paura c'è da parte vostra un profondo stato depressivo. La salute potrebbe darvi qualche problema, soprattutto per quanto riguarda lo stomaco e l'intestino. Cancro, oggi sarete d'aiuto ad una persona particolarmente in crisi. La vostra capacità di tranquillizzarla, sminuendo i problemi che sembrano insolubili, la libereranno da questa situazione di blocco nella quale si era cacciata. Scoprirete poi che è una persona interessante per molti aspetti. Leone, se oggi nessuno vi tormenterà è proprio perché hanno compreso che il vostro stato d'animo non è dei migliori. Però nemmeno questo atteggiamento vi piacerà, perché vi darà la sensazione di essere stati messi un po' da parte. Cercare di capirvi è impossibile per voi, e figuriamoci per gli altri. Vergine, non perdete tempo ad ascoltare le parole di sfida di una persona che sta facendo di tutto per provocare una reazione poco positiva in voi. Lasciate perdere e considerate piuttosto che forse avete commesso un errore, quello di non prestare attenzione al vostro atteggiamento che ora provoca ostilità. Bilancia, vi sentirete su di giri perché qualcosa vi sembrerà si muova finalmente a vostro favore. È vero, la ruota inizia a girare anche dalla vostra parte, ma mentre risolve alcuni problemi, liberandovi dallo stress, ve ne riporta di nuovi che non saprete come affrontare. Rideteci sopra, le cose presto miglioreranno. Scorpione, le buone intuizioni oggi vi daranno una mano a risolvere alcune strane controversie con le persone del vostro ambiente. Ascoltate la voce interiore e parlate a seconda di ciò che vi trasmette. Sarete sicuri di voi e non rischierete di compromettervi inutilmente. Sagittario, attenzione ai giri di parole che qualcuno vi farà. Potreste capirci poco e per orgoglio voler far finta di avere comunque compreso. Così però rischierete di cadere nella rete che vi è stata tesa. Siate invece schietti e chiarite tutti i punti a voi ancora oscuri. Sarà molto più vantaggioso. Ci sono novità in arrivo. Capricorno, un'opportunità del tutto inattesa potrebbe permettervi un'ulteriore entrata di denaro. Anche se la cosa è solo provvisoria, vi permetterà di togliervi qualche piccolo capriccio, facendovi sentire nel contempo felici di vivere questa nuova esperienza. Non parlatene troppo in giro. Acquario, se le persone che avete accanto vi sembra che stiano facendo uno strano voltafaccia, forse avete provocato voi questo atteggiamento con la vostra superficialità. Tentate di porre rimedio, cercando di capire quali siano stati gli atteggiamenti che possono avere provocato tutto questo. Pesci, continua per voi la settimana in maniera positiva. Anche i nodi più difficili sembrano sciogliersi, lasciandovi solo un lontano ricordo per quanto vi hanno fatto soffrire. Adesso potete porvi nuovi obiettivi e nuove frontiere da raggiungere. Non vi sarà difficile arrivare dove avete deciso di giungere.